e giallo a Cassola attorno alla morte di un 39enne trovato senza vita sabato mattina dalla compagna convivente nel garage di casa in una pozza di sangue. L'uomo aveva ancora un coltello tra le mani. A dare l'allarme una vicina di casa che ha sentito le urla della donna e ha quindi allertato i soccorsi chiamando la centrale operativa del 118. Inutili soccorsi. Ad intervenire di prima mattina nell'abitazione sono stati i carabinieri di Romano De Zelino. Sul posto sono giunti quindi i carabinieri del Norm, sezione operativa di Bassano del Grappa, per i primi rilievi di natura scientifica. Sul posto sono intervenuti anche il pubblico ministero di turno e il medico legale per una prima analisi esterna del cadavere, che presentava ferite sospette lacero contuse alla zona addominale e nella parte anteriore del collo. I primi risultati delle indagini escluderebbero i segni di una colluttazione. Al momento sono aperte tutte le ipotesi, non esclusa anche quella del suicidio. L'autopsia sul corpo è già programmata per i prossimi giorni. L'obiettivo è stabilire cause e dinamica della morte, anche se al momento non risulterebbero responsabilità di terze persone. Le forze dell'ordine hanno reso noto la notizia solo in serata, diffondendo un comunicato che non contiene né il nome né la via dove è accaduto, né le generalità della persona deceduta.